33esima edizione del premio San Leonardo Città d'Imperia, a quattro giovani imperiesi, quattro giovani artisti, quattro talenti che, come ho già avuto modo di dire, sono gli ambasciatori di Imperia nel mondo. E una soddisfazione perché questa iniziativa, come dicevo prima, dura ormai da 33 anni, ma quest'anno è stata inserita nei festeggiamenti per i 95 anni di Imperia e, io aggiungo, nei 50 anni di festeggiamenti del Circolo Parasio, perché il Circolo Parasio compie quest'anno 50 anni e pertanto è stata un'iniziativa che ha contribuito a rendere migliore i nostri festeggiamenti. Quest'anno abbiamo pensato di solennizzare la nascita della città di Imperia festeggiando i 95 anni, che in se stesso sono poca cosa, e allora abbiamo pensato di dire verso i 100 anni di Imperia. Un periodo dal 21 ottobre, data della nascita della città, fino al 26 novembre, data del santo patrono e festa della città, San Leonardo, un mese di mobilitazione della città in tanti aspetti, culturali, ricreativi, sportivi, dove abbiamo coinvolto tutte le associazioni cittadine che hanno risposto con grande entusiasmo, e ne sono molto lieto, dando vita a degli eventi di particolare interesse che hanno riscosso l'attenzione e la presenza numerosa degli imperiesi. L'anno prossimo faremo ancora meglio e chissà cosa faremo nel centenario. Sono contento di questo riconoscimento, perché prendere un riconoscimento nella propria città è sempre qualcosa di molto speciale. Devo ringraziare tutti, ovviamente, chi ha voluto che io fossi qui oggi. Io dico sempre che la musica ha dato a me molto di più di quello che io ho dato a lei, sicuramente. Quindi mi sento continuamente in debito da questo punto di vista. E ritornare alla mia città, soprattutto in questa occasione, è una cosa veramente speciale per me. Ringrazio veramente di tutto questo affetto ogni singolo imperiese, perché veramente li porto sempre nel cuore. Allora, per me è un motivo di grandissimo orgoglio, è un onore indescrivibile essere qui premiato a Imperia per Imperia. Io mi sento parte di questa città nonostante io non sia nato in questa città, sono qui da 16 anni, tra poco 17, diciamo 16 più 1 per ragioni scaramantiche. Voi sapete che il mio mestiere è quello di attore, di prosa, sto organizzando spettacoli, una direzione artistica del Teatro del Mare che sta andando molto molto bene, grazie all'assessore Marcella Ruggero che ha pensato di inventare questo posto bellissimo per il Teatro Imperia. Aspettiamo che altri posti si palesino, aspettiamo di riempirne ancora altri, e nel frattempo, insomma, tutto quello che stiamo portando avanti continua a proseguire nel migliore dei modi. Per me è un importante riconoscimento e mi sento davvero di ringraziare tutti quanti. Noi siamo molto felici di essere ambasciatori di imprese del mondo. Il Circolo Parasio ci ha molto aiutato, insomma, personalmente per il festival Film Caravan che abbiamo fatto in Imperia negli ultimi 9 anni. Il Circolo Parasio è sempre stato veramente un attore importante, e anche perché molte delle nostre proiezioni le abbiamo fatte al Parasio. Intanto voglio fare un ringraziamento ufficiale, perché se sono qua devo dire un grande grazie al Circolo Parasio, in particolar modo nella persona del presidente, perché sono loro che hanno notato la mia esistenza, anche se fa un po' ridere detto così, e la mia attività, che è quella del teatro professionale, che è una grande avventura. Io non vivo più qua, vivo a Milano oramai da quasi 20 anni, sono riuscita a concretizzare dei sogni e vabbè, non si smette mai di lavorare, crescere, di insomma coltivare e cercare di migliorare. Quindi essere premiata ovviamente così è stupefacente, mi sento quasi all'Oscar.